Ciao you, oggi inizia ufficialmente la miniserie Piccoli costati crescono pericolosamente e illegalmente. Come avete potuto facilmente intuire dal titolo, questa piccola serie fatta di ben 4 episodi affronterà uno dei maggiori tra i 5 pericoli che denunciamo da ormai 3 anni, che a mio avviso possono direttamente e indirettamente nascere dall'operato da quelli che oggi sulla rete, su YouTube, amano farsi chiamare niente po' di meno che cacciatori di fantasmi, ghost hunter, ricercatori del paranormale. Ma che in realtà, con la vera ricerca sul paranormale, non c'entrano una cazzo, una mazza, niente. Di cosa parleremo quindi? Dell'emulazione di questi comportamenti da parte di soggetti sensibili, in questo caso minorenni e quindi addirittura bambini. Per far ciò, in ogni video porteremo alla luce un gruppo sempre diverso di minorenni che, copiando in tutto e per tutto le gesta epiche dei loro eroi, hanno deciso di aprire un canale YouTube in cerca di fugace, veloce e rapida, sterile, quanto pericolosissima popolarità. Ovviamente, rigorosamente, mettendo quasi sempre in pericolo non solo la propria salute, ma soprattutto la tutela legale da parte dei genitori che, qualora questi soggetti, come vedremo già dal primo video, dovessero compiere delle evidenti e palesi infrazioni legali, dovranno rispondere per loro conto, appunto, dei figli, dei nipoti, dei cugini. Fermi, lo so, voi siete infami, lo so. Voi mi direte: Vox, ma come fai a reperire materiale di minorenni, quindi di bambini, su YouTube, se per aprire un canale YouTube oggi devi dichiaratamente esprimere di essere maggiorenne? Aiuto. Non siamo nati ieri. A parte che questo me lo chiedo anch'io, ovvero mi chiedo come mai la piattaforma YouTube non controlli effettivamente l'età dei propri iscritti dopo aver fatto delle dichiarazioni fallaci, come vedremo da qui a 4 settimane a questa parte. Non lo so. Cioè, non so come questo sia possibile, anche perché i canali di cui parleremo hanno già al loro interno diverse produzioni video e palesemente sono gestite da bambini. Vabbè, andiamo avanti. Fatto sta che ovviamente tuteleremo la privacy dei soggetti minorenni inquadrati in video, censurando la loro immagine, quindi rendendoli praticamente irriconoscibili, ma facendo questa volta ben riferimento al nome del gruppo di cui stiamo parlando. E fidatevi, non potevo scegliere gruppo di ghost hunter bambini migliore del Pitgas. Vi ricorda qualcuno questo nome? Vagamente. E poi non dite che in questo caso le emulazioni non sono palesi. In realtà, non lo dite a nessuno, ma in realtà lui, il proprietario del canale, si chiama Joseph Gamer, quindi anche un concorrente di Mirko con Gameplay Channelita. Approfitto per salutare Mirko e tutta la banda di Gameplay Channelita. Lui si chiama Joseph Gamer, però fa il Ghost Hunter, cioè fa anche il Ghost Hunter, il ragazzo. E ha deciso di presentarci un video dal titolo, ve lo leggo, Pitgas, la casa abbandonata. Joseph, hai già detto tutto, ma è a lo stesso, e a vedere. Ma ragazzi, ci vi costruire il suo video, c'è un nuovo video del Pitgas. Fermati, Sega, non ci capirei, non ho capito niente. Piano, ho capito solo Pit. E questo già dovrebbe farmi chiudere il video, mettere dislike, iscrivermi dal canale. Piano, ricominciamo da capo. Piano. Prima lezione: quando parli, scandisci bene le parole perché non si capisce niente. Fatti capire, Giuseppe, sennò iniziamo col piede sbagliato. Allora, facciamo finta che non è successo niente e ricominciamo. Questa volta, piano, vai. C'è questo coglione, come sempre, tradisce. Adesso andiamo a prendere il nuovo membro del gruppo, andiamo a prendere Stefano. Allora, voglio, come presentazione del gruppo, diciamo che non è proprio il massimo, perché se come carta d'identità del tuo gruppo tu dai, ok, siamo io, un coglione, e Stefano, cioè capirai tu stesso che... Vabbè, lasciamo stare, andiamo avanti. È questa. Ok ragazzi, siamo arrivati. Waiu, io non vorrei dirvi nulla, cioè a me quella proprietà, ora che sia privata, che sia pubblica, sembra protetta da un cancello. Penso che esiste anche da voi. Quelli sono cancelli, servono per evitare che estranei entrino all'interno della proprietà. Io fossi in voi, me ne starei alla larga, perché dopo possono essere problemi seri. Ma non per voi, per i vostri genitori. Questa è la casa per la terza volta. Ragazzi, tutte le volte vi vengono cancellati. A posto, come non detto, questa è già la terza volta che entrate. I video vi vengono cancellati per violazione di copyright, non per qualche assurdo fenomeno paranormale che vi vieta di mettere le vostre investigazioni sul tubo. Voglio, questi sono copyright. Però ve l'ho detto prima, fate attenzione che voi state per commettere un qualcosa di più pericoloso della violazione di copyright. Andate via, c'è un cancello. Yadavin. Ragazzi, il risultato è questo. Ragazzi, guardate i minimi
Pitgas, ma voi sapete che cos'è quello strumento strano fatto di tanti anelli che chiude il cancello? Quello è un catenaccio, quella è una catena con un lucchetto di cemento armato, tra parentesi. Sapete a cosa serve? Serve per chiudere dei cancelli e tenere lontano appunto visitatori indesiderati da una proprietà privata, tutelata a norma di legge. Aiù, è un cancello chiuso da un lucchetto, da un catenaccio di cemento. Benatai, state ma sentite, siete ragazzini, avete ancora un futuro davanti a voi. Andate bene, cambiate hobby, fate qualsiasi cosa, dedicatevi ai mini pony, fate danza classica sul ghiaccio, ma non nella foresta nera perché là facete male. Fate qualsiasi altra cosa, parlate con i vostri avi attraverso i telefoni senza fili. Là dentro è pericoloso, fate tutt'altro, aiuto. L'M1 era sempre nel garage. Era sempre rosso. Aiuto, io non so come continuerà il video, cioè lo stiamo analizzando insieme. Non so come andrà a finire e cosa farete, ma questa è già una dichiarazione del fatto che voi lì dentro già ci siete stati. Addirittura siete entrati nel garage e quindi non solo nelle pertinenze esterne, ma proprio all'interno sia del terreno che dell'edificio. Questa è violazione di terreno ed edificio. Gesù bambino. Aiuto, che vi devo dire? Io spero solo che nelle tre precedenti volte in cui voi avete fatto infrazione di terreno ed edificio non abbiate almeno scavalcato il cancello, perché in quel caso veramente avreste messo in pericolo la vostra salute scavalcando quegli spunzoni appuntiti che ci sono sul cancello. Aiù! L'M1? Ragazzi? Ghost Finder, dove l'ho sentito? Ma sì, questa è la strabiliante applicazione mega scientifica, super tecnologica delle nostre carissime palesi interpretazioni teatrali. Vai giù, non potevate scegliere attrezzatura migliore. State ma sentite, cercate immediatamente un palo della luce. Adesso vi manca soltanto un palo della luce e poi potete anche voi finalmente parlare niente proprio di meno che con Jim Morrison. Oddio, vista l'età, con Cristina D'Avena al massimo. Saluti a Cristina, che vai tranquilla, sei autorizzata a tutti i grattazio pallorum, a tutte le i riti scaramantici e cornicelli. Non è per dire che non ci sei più, è per dire che comunque l'età dei bambini si avvicina più a te che a Jim Morrison. Ciao Cristi, perdonami. Forza Oli e Benji. Sì, io scommetto, sì, io faccio così. E guardalo, nel garage sta. Però... Allora, mettiamo un attimo da parte le violazioni legali di proprietà, di edificio, di terreno. Mettiamo anche da parte un attimo il pericolo di farsi male, di farsi seriamente male. Mettiamo un attimo da parte, parliamo un attimo di altro. Veramente siamo arrivati al punto da far credere a dei ragazzini, quindi alla propria utenza, che semplicemente puntando uno smartphone in direzione casuale, ad capocchiam, in questo caso verso una casa abbandonata, noi potremo intercettare, interagire, identificare un fantasma, una presenza paranormale. Quanti di voi parlo a youtuber, ai creator, quanti di voi sarebbero fieri di aver fatto una cosa del genere verso la propria utenza? Ma che ce ne fu, ci sono le visualizzazioni, ci sono gli iscritti, ci sta la monetizzazione, ma che ce ne importa, annuiatevi. Questo ululato mi è familiare, perché rispondo. Un passito ballante Maria. Perché rispondo? Un passito patà. Raga, io lo dico dopo intro. No. Stai quieto. Stai facendo. Vai piano, non va strun. C'è un cancello. Ovvero cancello, è bello lui, grande. Si piglia tutta la proprietà, tutto gira intorno alla casa. C'è un cancello evidente. C'è un catenaccio che chiude una catena. Vaglio, la legge è chiara in questo. Non potete dire non lo sapevo, la legge dice altro. Possiamo fare urbex, non ho potuto fa. È chiaramente un'infrazione a norma di legge. Vaglio, stai ferma. Non scavalcare che rischi anche di infilzarti nelle sbarre del cancello. Arop, chi viene a sbattere i corn potete tirare alla dind. Fermati. Se apriamo il box, cosa troviamo? Una cella nel carcere di Poggioreale, sicuro. È certo, quello la troverete sicuramente. Ma che box vuoi aprire? Stat buono, non è tuo quel garage. È chiuso, c'è un cacchio di catenaccio. Ti assafè e asciunghè in mano, non si può fare. Noi siamo tornati qua e abbiamo il libro rosso. A posto, va bene. Sai che ti dico? Non ti manca proprio nulla. Adesso sei col libro rosso, sei al completo, non ti manca niente. Forse un forcone. Scusami, un tridente. Amore Dio, non si sa se sto offendendo il signor Poseidone là. Un tridente. Poi col tridente buffa quello che ti pare a te. Vai in fondo al mar, in fondo al mar. Vai tu a sirenetta e vai a cercare i fantasmi rimedusi sotto mare. K2, Ghost Finder, libro rosso e tridente. La stessa parola dell'altra volta.
Ma ragazzi, guagliù, ma arrivaci anche tu, ci avrai 10 anni, non lo so, 10, 12 anni, quando hanno dire. Ma arrivaci anche tu che se si ripetono sono le stesse parole precaricate che vanno in loop e appunto sono ripetitive. Ma arrivaci pure tu. Ma dico io, con i soldi di questa applicazione che avete comprato su Cost Finder, potevate andarvi a mangiare un gelato? E andavate a mangiare una pizza, che ne so, facevate i simpatici con le vostre amichette di classe, magari ci ascevo un bacetto, che... non lo so, ma... gioventù bruciata proprio, bruciatissima. Ste, per favore, mi fai il favore. Prendi la scavalca. E dai, ancora, nata voi. Ma allora sei di coccio proprio. Non incitare a fargli commettere un reato, compagni tuoi. State fermi, state zit. Che poi non solo, vi dicevo prima, rischiate di farvi del male, ma poi sta roba la mettete sulla rete, la mettete su YouTube, diventa materiale pubblico che può essere utilizzato anche in sede legale. Si può fare una denuncia. Aiù, state fermi. Non ne rispondete voi, ma ne rispondono i vostri tutori legali, immagino i vostri genitori. Papà mi avrebbe risposto o con uno zoccolo di legno, però quelli là ortopedici, perché la parte interna, quella fatta con i piolini di gomma, ti dava la doppia chance. Se ti acchiappava il 50% era legno o erano gli spunzoni tipo fakiro di gomma, comunque ti struppiava, però ti dava la doppia chance. Oppure una, no, la cinta non l'ha mai usata effettivamente, quindi devo ringraziare mio padre per non aver mai usato una cinta. Però i vostri genitori in questo caso ne risponderanno per vie legali se fate un... Ma andate a fare giù un rubarbieri, giovani dei barristi. Cioè, mo inizia l'estate, andate a fare cameriere sul lungomare. Poi facci pure con cose sorde. Ma che da fai in di casa abbandonato, vai giù. Aspetta che proverò a scavalcare con te. Tu registra. Tu intanto registra e poi ci passi il telefono. E vabbè. Però poi non dite che non ve l'avevo detto. Ok, frate, se ci riesci ti do la telecamera e tu filmi, eh. Da dentro, tutti i minimi dettagli. Ragazzi, io devo fare ogni... Ragazzi, se si sta per fare male, credo di no, devo registrare tutto io. Ragazzi, qua è tutto importante, vediamo qualcosa. Ok. Ragazzi, siamo entrati. Avete presente tutte le volte in cui in questi ultimi 3 anni vi ho parlato del serio pericolo dell'emulazione, soprattutto da parte di soggetti sensibili come bambini? Me lo ricordate? Ci fatta una capatante, vi ricordate? E voi mi dicevate: Vox, Max, Stericene, tu esageri, ma vuoi vedere che veramente ci sono soggetti, anche bambini, che addirittura per copiare i loro idoli, i loro eroi, mettono in pericolo in modo incosciente la propria incolumità e mettono in pericolo anche l'incolumità legale dei loro tutori? Ma secondo te, Vox, possono esserci questo tipo di bambini? Putim sacus inguaiate, secondo te, Vox? Tu esageri. E voi pensate che questo sia semplicemente un caso sporadico? Voi pensate che questo sia un unico gruppo o un unico bambino in tutta Italia che, emulando questo tipo di comportamenti da parte di tutti i costanti gli italiani oggi, mettono, ripeto, in pericolo la loro incolumità e infrangono la legge in molti casi? Voi pensate che ce ne sta uno? Ci vediamo la prossima settimana, voglio.